solo i talenti imitativi credono di dover possedere già precocemente il proprio stile e il proprio tono particolare e di essere esonerati dall'incondizionato passare attraverso ciò che è altro e ciò che è antico. Heidegger, Riflessioni 12:54. Milano, dove tutto è cominciato, Capri, dove sono le radici archeologiche, Parigi, dove la decorazione si precisa, Londra, dove il comfort ha avuto origine, Monaco, dove il nord si palesa, St. Moritz, dove l'aria diviene tersa e la luce abbagliante, Gibilterra, dove l'Europa si fonde con il Medio Oriente, Tangeri, dove fa capolino l'esotismo, Tel Aviv, dove la civiltà romana, ebraica e araba dialogano tra loro, New York, dove tutto si lega in una nuova configurazione. I luoghi hanno un'anima, determinata dalla situazione geografica, dalle persone che li vivono, dagli usi e dai costumi secolari che li hanno modellati. È per questo che i viaggi, da quello di Goethe in Italia, a quello di Roth attraverso le città bianche, hanno sempre avuto un'aura metafisica. Ci portano in luoghi diversi tra loro, sollecitano la nostra fantasia e la nostra curiosità, si confrontano con l'ignoto. I luoghi ci parlano del passato, costituiscono la memoria di ciò che è accaduto nel tempo, le stratificazioni di cui sono ricoperti mostrano un cammino a ritroso verso la loro origine, ci dicono chi li ha abitati, che attenzione aveva per loro, il rispetto o a volte la violenza con cui sono stati trasformati. Ogni luogo ha la sua storia, che è un insieme di privato e pubblico legato a un destino più grande. Un viaggio attraverso i luoghi è dunque un viaggio nel tempo, nel ricordo di chi li ha abitati, vissuti, di chi se ne è preso cura o li ha lasciati all'incuria. Oggi, nell'era della tecnologia, del progresso illusorio, le distanze si sono raccorciate, il mondo appare dunque più vicino, a disposizione di quanto fosse all'epoca di Goethe. Questo libro racconta un viaggio attraverso 10 progetti che abbiamo realizzato in diverse parti del mondo e del legame che essi hanno con il luogo che li ospita. Attraversa paesi, civiltà, tradizioni diverse che però sono state nei secoli almeno parzialmente in contatto. Non sono tappe isolate, ma porzioni di un percorso che si svolge nel tentativo di ritrovare attraverso la memoria le connessioni e i rimandi che, come in un gioco di specchi, accennano ai loro legami. Progettare, costruire, significa in qualche modo sognare, unire ricordi, sensazioni, fantasie per riuscire a creare atmosfere
che ci facciano stare bene. L'unione di storia, tradizione, ricerca, buon senso vanno rimescolati poi in un fragile equilibrio che alla fine deve essere fecondo. La casa deve accogliere etimologicamente, dare benessere, ma alle volte proteggere, essere custode degli avvenimenti che si susseguono in una vita, quindi avere la possibilità di caricarsi di diversi strati, senza per questo perdere la sua armonia nell'insieme. Case più semplici, più decorate, che testimoniano comunque l'importanza del legame con il posto e con quello che esso evoca, affetti, ricordi, speranze, sogni, la sensibilità, la sfumatura, la patina, sono parole desuete in un mondo che viaggia sempre più freneticamente e non conosce limiti di spazio e di tempo grazie a una tecnologia sempre più esasperata. Il gesto, l'errore, la differenza, l'idea, l'emozione che un luogo o una stanza possono dare ci ricordano che siamo esseri umani intrisi di dolore e di felicità. È un piacere vedere realizzarsi a poco cose all'inizio solo immaginate. Ci vuole tempo per la qualità e non sempre questo viene capito. Oggi la tendenza è quella di ottenere tutto e subito, bellezza, successo, denaro, e si sono dimenticate la pazienza. La pazienza, il sacrificio, l'impegno, la costanza, eppure tutte le grandi opere del passato che sono riuscite ad arrivare a noi avevano fondamenta robuste, anche se spesso nascosti. Ci vuole tempo per capire un luogo, per sentirlo, avere curiosità per le diversità di culture, farsene proprie. Solo nell'interpretazione può avvenire quel processo che porta alla vera invenzione. Assimilare un attimo di velocità, quindi ci vuole tempo.
E per arrivare a una grande civiltà ci è voluto molto tempo. Questa civiltà che abbiamo qui intorno sopra la nostra testa ci è voluto tanto tempo, perché non si tratta solo di gusto, di una stagione, di un momento, di avanguardia, di valori che sono transienti. È una grande costruzione, una grande stratificazione di valori, di qualità, di bellezze che si costruiscono, si definiscono a poco, piano piano. Sì, a volte anche per caso, perché per esempio nel caso di questa sala un tragico evento che è la Seconda Guerra Mondiale l'ha trasformata in questa sublime atmosfera che un pochino ricorda come la Galleria del Louvre in quei due quadri di Robert, in cui era in un caso prima costruita e poi distrutta, e la rovina a volte ha un fascino estremo, quindi il nostro tentativo è stato quello di continuare a tenere questo posto in questo spirito di una archeologia fantastica e immaginifica creata per caso, che è speciale quando uno vede le foto di come era prima la sala, era una sala neoclassica bellissima, forse un film noioso per oggi, e oggi ha questo spirito che è come nel Cinquecento quando si creavano le statue dall'antico, quindi ci sono queste statue acefale, queste colonne semidistrutte. Noi abbiamo cercato di tenere questo tocco, come dicevi tu, delicato, e anche sul soffitto di dare un ricordo di questa. Quindi a volte la bellezza. Siamo stati anche fortunati, nel senso che abbiamo avuto la possibilità di essere stati coinvolti in un progetto non semplice, e anche di dare un ecco alla sovrintendenza, che nel momento in cui aveva deciso di rivalutare questa sala, noi siamo stati coinvolti e quindi abbiamo portato il nostro contributo, rimettendo gli specchi o disegnando il soffitto che era andato completamente perduto. Per cui trovo che ogni volta è importante la riflessione, però anche la qualità, nel senso di aver avuto la fortuna di essere stati in quel momento coinvolti in un progetto così importante. Laura e Roberto, no? Dicevano il rinascimento discordante armonia, da una continua discordanza, un continuo conflitto tra maschile e femminile, dove il maschile magari è Laura, il femminile e Roberto si creano una grande armonia, che poi è la bellezza. La bellezza del loro lavoro, che si distingue da tanti lavori che si possono vedere in giro, soprattutto perché loro riescono a dare l'emozione, trovo che loro costruiscono sentimenti, definiscono non solo diciamo una decorazione, ma definiscono la decorazione come sentimento di un'epoca, sentimento di una civiltà. Io trovo che la loro grande forza sia quella non tanto di imitare o copiare uno stile o un gusto del passato, ma quanto veramente farlo rinascere. Si tratta di una vera e propria intenzione, come se il passato potesse ritornare tra di noi senza nessun trauma, senza nessuna intuizione che ce lo rende così distante. E l'altra grande loro qualità è di vivere il passato non con una nostalgia deprimente che appesantisce, che rende grave il confronto con la grandezza dei nostri precessori, ma con una certa anche capacità di ironia, quella ironia che era distintiva per esempio del XVII secolo, no? Ironia che sapeva come combinare più cose anche diverse da loro per allargare lo spettro dell'emozione e delle percezioni umane. Io trovo che comunque non è mai
stia bene in quel contesto, però appunto con un'invenzione, con una reinterpretazione, partendo sicuramente dall'esistente, che è un nuovo vocabolario. Sì, anche c'è da dire che è un mondo in cui c'è stata una forte cesura riguardo al passato, cioè l'epoca fine 800 in cui c'era un trionfo dell'eclettismo, l'eclettismo era visto come una specie di riassunto di tutti gli stili possibili, ma senza particolare nostalgia, ma con l'evidenza di una possibilità di mettere tutto insieme come un cuoco che, pensando di mettere tanti ingredienti insieme, il piatto risulta più buono, e questo non è vero. Dalla cesura che si è creata nel Novecento con l'astrattismo, con un modo di costruire completamente diverso, questo nostro piccolo sogno diventa un sogno frammentario, quindi un sogno che cerca di recuperare per frammenti, come in un sogno anche archeologico, qualcosa di lontano, un eco di mondi che ci ricordano qualcosa e che ci fanno pensare che ci possa essere un mondo altro oltre all'esistente, che è sempre lo slancio, come in qualsiasi cosa l'ideale è la cosa che trascina il mondo, quindi avere un ideale che porti al di là del presente. Ma noi pensiamo che questi mondi, scusami, dialoghino fra loro, nel senso che non esiste solamente un posto o una cultura, ma anzi la ricchezza è data dalla diversità di questi diversi mondi, e quindi il piacere è cercare di scoprirli, di interpretarli, di accettarli e poi di farli convivere insieme. Infatti questo libro sono 10 progetti che vanno in 10 paesi completamente diversi, cercando di portare ognuno la propria qualità e la propria specialità. Il viaggio nel tempo, il vostro, nel passato anche, ma anche nello spazio. Però è un mondo orogato in cui si cerca, in cui ogni tanto
tanto si vedono delle, dei luoghi, delle case che possono essere belle, brutte, non importa, ma in cui uno non capisce se si trova a New York, a Milano, in una casa di campagna, troviamo che è importante l'appartenenza, che è importante che ciascun luogo possa parlare e dia un'espressione di quello che è, quindi che ciascuna cultura possa dirci quello che vuole dirci, e per noi questo è fondamentale, per cui l'idea di questo Gran Tour era proprio l'idea di far vedere l'importanza dell'appartenenza di ciascuna tradizione, di ciascun passato all'interno dei luoghi che abbiamo frequentato. Anche del rispetto verso il luogo in cui si va a lavorare, a operare, quindi il rispetto verso le tradizioni, verso la cultura locale, quello di cercare di entrare senza mai per forza pensare di doverlo di creare delle atmosfere e non appunto delle violenze. Quasi in punta di piedi, non entrare in violenza nei luoghi cercando di colonizzarli intellettualmente. È la cosa più grande che ci possa essere. Ci vuole tempo per ascoltare. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, il mondo che ci vuole, soprattutto l'ascolto e non cercare di afferrare. Imporre di afferrare, ascoltare in silenzio quello che i luoghi possono dire. Chi dirige le danze all'inizio fra loro? Che parte? Chi è più bravo a convincere? Che parlare non ti brava lei, perché non posso dirigere nessuna danza. Non parliamo di danze, non parliamo di fascinazioni, parliamo di ascolto. Si cerca di capire, si cerca appunto di sentire, più che di capire, si cerca di sentire. Questa è una parola forse un po' desueta, ma molto spesso nel nostro lavoro invece è molto importante, perché il sentimento, come tu dicevi prima, noi purtroppo entriamo nell'intimità delle persone facendo le loro case, per cui dobbiamo assolutamente rispettare questa intimità, per cui cerchiamo di capire, di sentire cosa loro vogliono da noi e cosa noi potremo portare. Heidegger diceva che si abita il linguaggio, ma che anche che si abita la casa, e la casa è l'estensione della propria anima, del proprio essere al mondo. Quindi immagino la delicatezza del rapporto. Alcuna diceva nelle note di questi quaderni considerati neri, profondissimi, diceva che l'abitare è una cura del mondo, cioè l'abitare ha a che fare con la cura di questo mondo. E la cura del mondo significa pazienza, ascolto, significa tutto il contrario di quello a cui siamo abituati oggi. Ma è proteggersi, no? Uno ha il piacere di avere casa propria per proteggersi da tutto quello che succede fuori. Qui avere il diritto a discontendersi, perché dobbiamo pensare per forza di dover essere sempre connessi tutto il giorno. No, uno entra nella propria casa, sta bene nella propria casa senza il bisogno di avere una relazione esterna. Una casa che ha una macchina del tempo, un viaggio nel tempo, oltre che nello spazio, nel quale sale, no? Perché riuscite anche a combinare. Una macchina del tempo con il film, brutto film di Scorsese, ma però una macchina che si chiama Otto Cabrezzi. Laura e Roberto, non è facilissimo. Ne sanno che promesso che deve tornare. Esatto, che dovrebbe venire il nostro aiuto. Quando si è parlato di cura, però sono solo il vostro lavoro, io devo ammiro la cura che è stato realizzato questo bellissimo volume, bellissimo libro edito da Davide Teseo. Un grazie speciale oltre a Elisabetta, ovviamente, che ha deciso di pubblicare questo libro,
trovato questo Pini che ha fatto la direction di tutto il libro e ha cercato di rendere queste fotografie di Roberto, che sono delle fotografie di cantiere, come un viaggio nel tempo e nei luoghi, appunto in questo nostro immaginifico Gran Turco. Per cui sicuramente un grazie speciale va a lui, che con grande dedizione e passione assolutamente è riuscito a correggere i difetti tecnici, anzi invece a, come posso dire, a valorizzare. Allo stesso livello di qualità, si raggiunge un grado di civiltà. No, perché deve essere, il problema è che non deve essere un libro così solo da essere guardato come si guardano i libri dal dentista, dal parrucchiere, ma deve essere un libro in cui la gente possa un pochino riflettere su una possibilità di vedere il mondo, il piccolo mondo del superfluo in un modo diverso. No, sì. Quando guardo le vostre abitazioni, mi soffermo, le ammiro per i loro dettagli, anche sono sofisticate nella ricerca della variazione proprio all'interno poi di un'armonia globale. Mi viene in mente spesse volte la pittura, è come se rivedessi quadri che conosco da quando sono giovane, quadri del Settecento, del nostro grande Rinascimento, dell'epoca moderna, una combinazione straordinaria di stili, di epoche, anche di sapori, di umori, sai, di clima proprio. La nostra casa è un po' un insieme di sovrapposizioni, cioè nessuna casa è così, diciamo, determinata o dall'epoca in cui è stata costruita o da quello che noi pensiamo di fare, nel senso che in questo libro ci sono case progettate da zero. Completamente, per esempio quella in sotterra, assolutamente costruita ex novo. Ci sono delle case invece ristrutturate, per cui ci sono delle case in cui noi partiamo da un esistente che cerchiamo di valorizzare, e quindi ogni progetto ha la sua storia, i suoi tempi, le sue interpretazioni, la sua diversità. Non solo il passato, ma la bellezza che poi rinasce nel presente. E noi ci mettiamo molta fatica, molta passione, poi non è sempre detto che riusciamo, ma diciamo che cerchiamo di farlo. Napoli, 9 marzo 1787. Ciò che rende piacevoli i viaggi è che anche le cose consuete, grazie alla novità e alla sorpresa, acquistano il sapore di un'avventura. Goethe, Viaggio in Italia. Milano. È la città in cui uno di noi due è nato, Roberto, e l'altro vi abita ormai da parecchi anni, Laura. È in ogni caso il posto dove il nostro viaggio dentro l'architettura e la decorazione è cominciato. Milano è una città particolare all'interno dell'Italia. Non è bella come altre città lo sono, Firenze, Napoli, Roma, Venezia, Genova, Palermo, per citarne alcune. Non ha la stessa forza visiva. È un luogo operoso, da sempre crocevia internazionale anche per la sua collocazione geografica. Ha avuto molte traversie dall'inizio del Novecento al dopoguerra. Era una città placida, ricca di canali. La nebbia che si sollevava dall'acqua ferma e rendeva lontani e sfocati i contorni delle case, degli alberi, dei piccoli ponti che li attraversavano. I canali sono stati quasi interamente chiusi. Il fascismo ha creato grandi viali, monumenti marmorei e funerari.
La guerra ci ha messo del suo e ha distrutto molti edifici importanti. Ciò che resta ha determinato un volto pieno di contrasti. Linee dritte, geometriche, frutto della ricostruzione, si alternano con piccole strade sinuose in cui, superate le facciate di palazzi austeri, si scoprono cortili, giardini incantati. È una città da girare con calma, dove le sorprese possono sopraggiungere felicemente dietro un angolo. È una città della memoria, nel senso che le tracce del passato sono spesso nascoste e affiorano per frammenti, per citazioni, muri che evocano luoghi che non esistono più e si ergono solidari contro edifici costruiti da poco. Chiese o palazzi incastonati in situazioni inaspettate che parlano di un mondo scomparso per sempre. È come un grande villaggio che si è allargato nel tempo, partendo dal Duomo, già di per sé costruzione insolita, piena di fascino, con la sua architettura bizzarra, fatta di guglie, di innacoli stratificati e modificati nei secoli, un'opera sempre in lavorazione per la sua delicatezza a memoria, per le sue innumerevoli statue che si ergono fino alla cima, creando una sorta di folla scolpita che guarda verso il cielo. Oggi sono sorte nuove costruzioni, un'architettura di grattacieli, fogge diverse, in due zone separate della città, una a nord, l'altra a ovest. Dall'aereo e anche da qualche scorcio di strada le si vedono ergersi solitarie come torri intimidite, isolate nel vuoto della pianura. L'edificio è in stile razionalista, influenzato dall'architettura che all'estero già da alcuni decenni aveva fatto breccia, montato su pilastri sottili di cemento armato, con grandi vetrate e un immenso giardino. Così il piccolo ingresso è diventato più intimista, con un velluto color tortora, leggermente verdognolo, chiuso da galloni stampati su cui poggiano due quadri francesi di primo Novecento. La grande hall galleria con la verzura, la scala elicoidale che sale in legno a finto marmo e le grandi porte a vetro ad arco sulla sala è rimasta invariata, ma si è lasciata più vuota. Un senso metafisico e arcano con la luce che filtra dalle grandi porte. La sala è stata interamente rivestita con un doppio damasco in trompe-l'œil sui toni del prugna, dell'ocra e del grigio, in omaggio a Mariano Fortuny, di sapore prustiano. Poi libri dappertutto, sulle étagères disegnate apposta, nelle due librerie dell'Ottocento ai lati di un divano e sul grande tavolo centrale, attorno a cui si dispongono i due emplacement di divani e poltrone. Pendono ancora dal soffitto decorato con motivi a grisaglia cinque piccoli lampadari in cristallo e ferro, a ricordo del progetto di un tempo. Questa galleria di pittura applicata con scene di paesaggi e di architetture come un teatro povero e ricercato all'interno di una boîte razionalista rappresenta una sorta di isola felice e simboleggia la dissonanza armoniosa di Milano e dà l'abbrivio a questa prima tappa del viaggio attraverso i continenti e le loro civiltà, che è l'argomento di questo libro. Capra. L'isola si scorge lasciando alle spalle il porto di Napoli e il Vesuvio. Davanti a sé, come un miraggio,
le sue linee diagonali precise, la sua sagoma perfetta, sono circondate solo dal mare e dal cielo. Nelle giornate di tempesta, in quelle dove la bruma indebolisce i contorni, nelle sere di luna, è sempre di fronte, immobile, con una maestà che dall'epoca degli imperatori romani è arrivata fino a noi. Si sente il canto degli dèi, il sussurro suadente delle sirene, le minacce delle rocce scoscese. Volevamo una casa sofisticata ma semplice, elegante e austera, in cui gli echi del passato, dalla Roma antica fino all'architettura isolata di fine secolo, si potessero sentire in ogni dettaglio, dai materiali scelti alle forme, in modo che tutto fosse compenetrato in un insieme armonico. Al tempo stesso ci rendevamo conto di quanto questo proposito fosse una vera e propria conquista. Ogni masserizia utile per il lavoro doveva essere portata a spalla per il tragitto che congiungeva la proprietà alla stradina, dove si poteva arrivare con i carrelli. Sabbia, pietre, mattoni, piastrelle, ferri, piante, con pazienza venivano inesorabilmente portati e scaricati davanti a casa. Sembrava di trovarsi nei diari di Axel Munthe, nelle sue descrizioni sulla fatica di costruire in questi luoghi. Il sacrificio precedeva la conquista, la passione anticipava la dolcezza del risultato. Nulla doveva stonare o turbare la quiete del posto. I materiali scelti dovevano essere naturali: il legno, il ferro, la pietra, alcuni di recupero, in una convivenza perfetta con la vegetazione, un luogo mite e al tempo stesso panico, sacro, attraversato dai ricordi, pregno di rimani, colmo di nostalgia, pieno di umana dolcezza e forza minore. Pieno di umana dolcezza e forza mitica, contrasti e antinomie che sono l'aspetto magico e profondo del disco. Stato, bellissima voce, intonazione,
concentrazione di Fabrizio. Ma siamo anche un popolo che ha un'enorme responsabilità. Dobbiamo riuscire a far rinascere continuamente la bellezza, la grandezza, questa enorme qualità che la civiltà italiana, ma anche le altre grandi civiltà che voi avete conosciuto nel Grand Tour mondiale che avete fatto, portato avanti. Abbiamo una grande responsabilità di compiere i gesti giusti, gli atti giusti. È così difficile, no, mettere insieme le parole giuste, la frase giusta, comporre un testo giusto che restituisca il sentimento originario di un'esperienza, la sua complessità che si è fatta nel tempo. E questo credo sia il grande lavoro che si percepisce dalle immagini che ho potuto godere sfogliando questo libro. Ho parlato prima di come io, sfogliando le pagine di questo libro, potessi vivere continuamente momenti della storia dell'arte, come un libro della memoria, questo, la memoria che ci appartiene a tutti noi, appartiene a tutti noi. Ma c'è un altro fatto che mi ha colpito in questo libro, una grande qualità cinematografica. Ecco qui la maestria anche di chi ti ha accompagnato nella costruzione di questo libro. Guardando, sfogliando questo libro, ho rivisto la maestria dei nostri grandissimi registi, di Visconti, Senso, ad esempio, attraverso le immagini che si sovrapponevano di quadri, di pittura, di sculture, e quelle di Senso, vedevo, entravo e abitavo le nostre case, oppure il giardino dei Finzi Contini, che sì, che era quel conformista di Bertolucci. Ecco, ho capito che così che il vostro lavoro si può coniugare, può essere in sintonia con quello di un grandissimo regista che non vuole falsificare il passato riproducendo una copia, ma intende far rivivere, far rinascere e far vivere a noi che abitiamo la scena oppure una casa, far rivivere, far essere il passato come qualcosa che non è mai tramontato, ma che continua nel presente. E di questo vi sono veramente grato, perché è stata una grande esperienza. Questo, ti ringraziamo molto di questo apprezzamento sentito. In effetti, il collegamento col cinema c'è, anche perché quando uno vede un libro e vede delle immagini di una casa, vede un risultato. In realtà questo risultato è il frutto di un lavoro molto complesso e anche molto articolato, in cui i nostri sogni devono essere corroborati, qualcosa che li renda realtà. E quindi in questo la maestria, noi da tantissimi anni siamo seguiti da un'equipe di artigiani che portiamo in giro per il mondo e che sono sempre quelli, poi qualcuno si aggiunge, qualcuno che ci sopportano e che ci supportano e che ci danno la possibilità di creare queste cose, perché come un film un lavoro in cui alla fine uno vede sullo schermo una cosa, qui uno lo vede se vede un luogo o se vede un libro, però in realtà è fatto di moltissimi incastri in cui l'invenzione è accompagnata dalla tenacia e dalla pazienza e dalla professionalità, e come in un'orchestra ci deve essere un'armonia, quindi l'armonia che si poi nel progetto eseguito deve esserci anche durante la progettazione, e quindi è un lavoro estremamente delicato e quindi è importante che tutto si fonda in, appunto, in un'unica armonia. Ah, l'armonia, direi che avevamo scelto appositamente 10 progetti e tanti altri che abbiamo fatto in questi 26 anni di lavoro insieme, proprio per fare
completamente diversi tra di loro, però che alla fine, se uno li sfoglia, sente questa armonia, seppure sono completamente le interpretazioni completamente diverse l'una dall'altra, perché comunque per noi il luogo in cui il, appunto, il progetto è estremamente importante, per cui ci divertiva anche il fatto che appunto hai dei progetti più semplici o più decorati, più ricchi, meno disegnati, però che alla fine comunque c'è un filo conduttore, c'è qualche cosa che ci riporta sempre al nostro approccio. Parole semplici come stile, poetica, oggi usiamo la parola linguaggio per definire questo che appena cercato di dire, cioè l'armonia che si sviluppa di opera in opera, perché poi diventa difficile definire architetto, per me siete due artisti, semplicemente. Sei gentile, forse poi sì, la cosa importante, noi non vogliamo essere, non abbiamo mai voluto in tutti questi anni essere di moda, ecco, questa è una cosa proprio che non ci caratterizza, non ci interessa essere di moda, non ci interessa essere... non volete fare la donna con la storia. Questo mi sembra un po' eccessivo, questo mi sembra un po' eccessivo. L'attualità è l'essere attuali, per, non per volontà, ma per citare Nietzsche, ma non per volontà, ma perché è così il nostro pensiero, poi può portare a delle sorprese, perché perseguendo un percorso che si incrementa e cambia negli anni, però non seguendo, come diceva Laura, delle mode specifiche, non cercando di adeguarsi a tentativi di essere più alla page o meno, alla fine si cerca così un miraggio più che un obiettivo. Il miraggio però sia il fatto di fare delle cose che poi rimangono, che magari possono essere vissute da delle altre generazioni apprezzandone la struttura. Uno può comunque cambiare gli oggetti che ha dentro, uno può portare il suo vissuto, però quello che ci farebbe piacere è che comunque il volume, la proporzione, l'architettura sia qualcosa in funzione del posto in cui il progetto sta. All'inizio del libro, il volume, si apre con una bellissima intervista a due straordinari artisti del nostro tempo, John Carrin e Rachel Feinstein, due artisti americani e newyorkesi. Merita leggerla perché spiega molte cose non solo del vostro lavoro, ma dell'attitudine di un artista americano, di cultura americana, nel prendere possesso del passato, di riutilizzare il passato. Che questo, tu dici, la cosa bella del nostro lavoro, che come qualsiasi lavoro ha delle cose positive e delle cose negative, no? Per cui la cosa positiva del nostro lavoro è quello che tu cambi. Completamente cambi contesto, cambi cliente, cambi luogo, cambi nazione, cambi cultura. E in questo caso specifico, per esempio, noi ci siamo trovati ad avere a che fare con due artisti newyorkesi contemporanei, per cui completamente, se vuoi, anche lontani da quello che era il nostro passato, il nostro approccio culturale. E quindi questo è stato un'esperienza assolutamente arricchente e interessante. Che però appunto lui ha una passione per la pittura antica, per Cranach, per tutta la pittura olandese del 500, del 400, e lei per una specie di barocco esasperato, grottesco, che però ha visto Schönbrunn, eccetera. Quindi è interessante come possano scattare delle sinergie, possono scattare delle connessioni a così grande distanza. Per esempio, quando John ci ha detto che il nostro studio sembrava uscito dal conformista di Bertolucci, per ritornare al discorso sul cinema, l'ho trovato un grandissimo complimento.
avvilimento, perché comunque ha interpretato gli echi di qualcosa che non voluta però era nelle nostre corde. Ricordando l'intervista di Carlo Manifesta, si sofferma già a un certo punto di nuovo sulla maestria dell'artigianato italiano e confessa proprio che da nessun'altra parte del mondo avrebbe potuto soddisfare la sua esigenza di qualità e di maestria. Quindi grazie a voi e alla vostra, diciamo, truppa di lavoro, alla casa di produzione vostra, ha potuto soddisfare pienamente la sua esigenza e la sua attenzione alla qualità, che io, avendo avuto anche la fortuna di esporre al Museo Bardini, no? A Firenze, le opere di Gino Carin, che è un artista di estrema, di una sofisticazione proprio estrema, una ricerca della qualità, della pittura che lo riporta a avvicinarsi appunto ai grandi maestri del passato. Alla fine anche la presentazione di questo libro è stato appunto il frutto di una riflessione. A un certo punto abbiamo detto no, non lo presentiamo a Milano, non l'abbiamo già presentato, non è necessario, mentre invece alla fine abbiamo deciso di farlo semplicemente per cercare di dare un messaggio, che comunque è un messaggio positivo, assolutamente, di una grandissima qualità che esiste nella nostra nazione, di una grandissima potenzialità di patrimonio artistico, culturale che c'è ed è molto apprezzata all'estero, assolutamente, per cui abbiamo deciso appunto di presentarlo proprio per cercare di trasmettere il sentimento che alla fine fa muovere i nostri progetti, i nostri clienti, spero, e appunto con le letture di Fabrizio cerchiamo di trasmettere anche a chi è presente stasera, per dire che la qualità è importante, assolutamente. Il discorso che oggi tutto risulta politicamente non corretto, nel senso che ovviamente noi parliamo di superfluo, quindi la critica è vabbè, ma voi è facilissimo, fate le case di ricchi, ma a parte che il discorso è che da sempre la bellezza purtroppo è collegata anche alla possibilità di crearla e quindi per crearla ci vuole anche il denaro. Il problema è che in un mondo in cui il denaro oggi è collegato non tanto alla bellezza ma alla velocità e all'accumulo di altro denaro, la bellezza può risultare come una specie di cosa fantasmatica, per cui il cercare di valorizzare il superfluo, perché il superfluo può avere un suo senso, il superfluo è inattuale ma è fondamentale se uno lo vive non appunto per dei propri usi e consumi, ma per cercare di lasciare qualcosa, una debole traccia nel mondo. Di, se ci pensiamo, a fin dei conti, il nostro libro vuole anche dare un messaggio che comunque l'uomo ritorna, l'uomo, la persona ritorna al centro della società, cioè il piacere di avere la possibilità e la scelta o il piacere di disconnettersi. Io voglio avere questo diritto, non mi sento assolutamente, non sento la necessità di essere sempre connessa o di essere sempre in contatto con qualcuno, no, assolutamente, io voglio rivendicare il mio diritto a disconnettermi, dagli altri o da tutto quello che in un certo momento non mi interessa. L'uomo di nuovo come protagonista, l'uomo come artigianato, l'uomo come cliente, come attenzione, come cura, assolutamente. Abbiamo fatto il giro del mondo, da Milano a Capri, Angeli fino a New York, per ritornare al punto da cui siamo partiti. La qualità ha bisogno di tempo per comprenderla, per capirla, per l'approfondimento ha bisogno. E stratificazione anche. Assolutamente sì. Diversità e ricchezza. E non aver paura delle stratificazioni, perché le stratificazioni.
il portato del nostro mondo, l'Italia, la bellezza dell'Italia e la bellezza delle stratificazioni, la bellezza di avere uno strato sopra l'altro di qualità, di bellezza, di cose che ritornano in modo diverso nel tempo. Era un altro miracolo all'italiano, perché alla Scala con i direttori d'orchestra non l'ho mai visti dirigere. Questa sera ci riescono, no? A tenere in piedi l'orchestra e andare in fondo nell'esecuzione di una sinfonia. Ma la bellezza, l'illusione è una promessa di fare felicità realizzata per i nostri committenti. Raccolti e raccontati in questo libro vanno in questa direzione,
ovunque loro lavorino, la prima preoccupazione è la conoscenza degli umori, dei colori, delle forme del luogo dove lavorano. Il contrario di quello che non soltanto in architettura, ma anche in politica, nelle pratiche quotidiane, si tende a fare. Spesso supponiamo di conoscerci, e sottolineo supponiamo, e sovrapponiamo in modo arrogante la nostra presunta identità all'anima del luogo, per usare una parola cara a Pere Galli, e alle identità degli altri. Grand Tour è dunque un libro che oltrepassa il suo specifico architettonico e indica un modo di stare al mondo, una visione del mondo che io condivido quasi letteralmente. E quindi, da editore, vi invito a leggerlo in questa prospettiva, anche per assaporare meglio la bellezza delle realizzazioni di Roberto Pere Galli e di Laura Rimini. Roma, dicembre 1787. Al pensiero della caducità di ciò che è grande, non dobbiamo perderci d'animo. Constatare quanto sia stato grande il passato deve piuttosto incoraggiarci a creare noi stessi qualcosa di importante che, fosse anche già caduto in rovina, spinga a sua volta chi viene dopo di noi quella nobile operosità mai mancata ai nostri predecessori. Goethe, Viaggio in Italia. Tangeri. Quando si sale dal porto e ci si inerpica nella Medina per le sue stradine tortuose, con i caffè, i negozi, le vecchie pensioni, dai nomi esotici, Palas, Amar, Fuentes, si respirano i profumi delle spezie e dei tagini. Il tempo si è come fermato, insieme alle automobili e ai rumori fastidiosi a cui siamo ormai abituati. È forse solo un miraggio che durerà ancora poco, infuso di una luce oltremare e di un'aria tersa che quasi fesce. Tutto è tempo stesso sdrucito, le case, le strade, i sacchetti di plastica sollevati dal vento, tutto sembra sull'orlo di un abisso. Una vena di malinconia, di desolazione serpeggia nei volti delle persone e si deposita sulle cose in pochi minuti. Percorrendo una di queste stradine si arriva alla la porta è in una impasse laterale, una porta di azzurro spinto leggermente istoriata. Non ci sono finestre, un muro alto la sovrasta, vicino un lampione. All'interno un piccolo corridoio a L con una collezione di stampe inglesi del Settecento su uno sfondo azzurro a calce, porta a un patio centrale, sormontato da un lucernario. Intorno al patio, collegato da grandi porte di sapore moresco, un salotto, una biblioteca e la mamma. La pianta è quella tipica delle maison juive del Settecento e dell'Ottocento, sembra uscita da un disegno di Delacroix. Una casa affacciata all'interno, che non lascia trasparire nulla all'esterno, protegge dal sole estivo e ripara dal vento del deserto, l'opposto dell'architettura occidentale dove tutto si concentra sul fuori, sulla facciata, con le sue finestre regolari e gli ornati a rilievo. Quando abbiamo iniziato i lavori la casa era in rovina, l'incuria ne aveva smangiato il
parte l'architettura, le intemperie avevano fatto il resto. Ma qualche traccia decorativa del passato, come delle piccole gemme, da loro si poteva ancora leggere tra i rifiuti e la desolazione, archi dentati, voltini elaborati, piccole finestrelle, pavimenti in marmo e in zellige, qualche frammento di colore eroso dalla muffa. È stata fatta un'importante ricerca di materiali di recupero, mattonelle antiche, pavimenti di marmo e terracotta, soffitti in legno dipinto. Il restauro fatto con dedizione e amore ha cercato di salvare l'anima della casa, raddrizzando e integrando le lacune, come se tutto fosse rimasto intatto, fermo al momento prima dell'abbandono. Non volevamo ricreare un interno filologicamente corretto, ma raccontare una storia. Tre alti gradini in pietra grigia separano questo primo spazio ricco di echi del passato da un altro luogo che in realtà è un'altra casa annessa di architettura recente che abbiamo demolito per riportarlo a un antico splendore sognato, il ricordo delle decorazioni ottocentesche di un eclettismo raffinato, e lo abbiamo trasformato in una grande sala che sposa uno spirito moresco a una sottile influenza veneziana, dove i muri dipinti a finto damasco color prugna si appoggiano su una zoccolatura di piastrelle tunisine del Seicento, dette pas de Lyon, gialle e brune a fondo avorio. Quattro alte colonne dipinte a finto cipollino scandiscono la misura e il ritmo della stanza. Una porta finestra conduce al terrazzo ricco di vegetazione, con al lato una fontana e una scala che sale a un'altra terrazza. Questa ospita un bacino d'acqua stretto e lungo, in zellige verdi, bianche e nere, dove ci si può immergere nelle giornate di calura. Una camera da letto per gli ospiti, dipinta a righe di colore rosa e verde reseda, e infine, dopo un'ultima breve rampa di scale, un poggiolo in cima, da cui si vede tutta la Medina con il suo minareto e in fondo, sulla destra, il porto, il mare, l'infinito. New York. New York, come poche altre città al mondo, una di queste è sicuramente Venezia, comincia a stupirti dal primo istante in cui arrivi, da lontano, dall'aereo se atterri il giorno o dall'automobile quando attraversi uno dei ponti per arrivare a Manhattan. Sarà un'ovvietà, ma ogni volta l'incantesimo si ripete. E quell'attimo in cui scorgi tutte le torri affastellate con al centro una pozza di verde dà un senso di magia. È un'immagine che resta attaccata alla retina, si trasforma al ricordo. Non esiste nessun altro luogo al mondo in cui una concentrazione di edifici verticali svetti verso l'alto in uno spazio così piccolo. Ed è uno spettacolo che dà le vertigini. Poi, quando entri dentro la giungla dei grattacieli, in realtà trovi una rete di strade perpendicolari in perfetto ordine, tutti i particolari dell'architettura si possono vedere da vicino, ornati, bassorilievi, lesene, archi, frontoni, che si alternano con superfici più moderne, vetro e acciaio, case più basse in mattoni e pietre, in una continuità che ha una sua armonia. È eccezionale questa commistione nella città di zone diverse una dall'altra, da parte del Greenwich, East and West, con i suoi giardinetti, le case a due o tre piani che sembrano indicare una vita quasi campestre, e poi le torri che si alzano inaspettate e girandole ancora i silos sui tetti per contenere l'acqua, il verde degli alberi, dei parchi che sbuca anch'esso all'improvviso. È una Babele di stili, di atmosfere che insieme alla varietà delle razze che la abitano fanno di questa città un posto
unico al mondo. In questo palcoscenico così peculiare, una coppia di artisti americani, lui originario del Connecticut, pittore figurativo con una predilezione per l'arte rinascimentale italiana e fiamminga e per nudi di grana, lei originaria di Miami, scultrice e pittrice con una passione per i giochi di rimandi, di specchi, in entrambi una sottile ironia che giunge fino al grottesco, vuole ridare vita a una townhouse costruita all'inizio del Novecento vicino a Gramercy Park. È un edificio di 4 piani più una cantina e un tetto terrazzo da cui si vede la città. A pianta rettangolare, lunga e stretta, era stato in parte modificato negli anni 60 per poterlo dividere in 2 proprietà distinte, conservando qualche traccia della decorazione originale dei soffitti in alcune pannellature lignee alle pareti e in un camino. Ai proprietari piaceva l'idea di avere una casa scrigno con influenze italiane che rispettasse l'epoca in cui era stata costruita e facesse da sfondo e cornice alle loro opere. Un luogo intenso, metafisico, in cui i dettagli decorativi costituissero la cifra stilistica del progetto. Al tempo stesso avevano collezionato per 20 anni una serie di mobili, oggetti di foggia particolare, credenze, luci, tavole, realizzati negli anni 50, comprese alcune produzioni italiane come Mollino, Parisi e Sarafatti, e ci tenevano a inserirli negli arredi della nuova casa. E questo è stato per noi un'ulteriore sfida all'interno di un progetto già così complesso. La contaminazione degli arredi eccentrici dei padroni di casa, presenti in ogni stanza, con l'atmosfera fin dei siècli della decorazione e con le loro opere resa ancora più vibrante per il tocco seicentesco e fiammingo dei manufatti antichi e per la scelta di colori forti e smaltati nei tessuti, produce nella casa un effetto di dissonanza e di straniamento e riflette come in uno specchio, in questo microcosmo artistico, il dialogo intenso tra classicismo immaginifico e modernità della città di New York. Verona, 17 settembre 1786. Lo scopo di questo mio magnifico viaggio non è quello di illudermi, bensì di conoscere me stesso nel rapporto con gli oggetti. Goethe, Viaggio in Italia.